abbiamo di chiarire subito. Quanti tipi ce ne sono? Ho detto, se chiudete la bocca, due possibilità sono gli esercizi che riguardano l'equilibrio chimico. In questo primo ciclo di interrogazioni che riguarda soprattutto la teoria, ci sarà solo un tipo di esercizio che vediamo adesso, che è il più facile. Nel secondo ciclo di interrogazioni, invece, ci sarà il secondo tipo di esercizi che è più interessante dal punto di vista pratico, ma è decisamente più difficile. È chiaro? Allora, vediamo adesso di fare silenzio. Vediamo il tipico esercizio. Voi, silenzio, avrete una reazione qualsiasi scritta anche in forma astratta di questo tipo. A? Ischera. Per esempio, più 3B, C più 2. Me la sono inventata di sana pianta. Allora, perché voi capiate, in questo tipo di esercizi si parte da una situazione iniziale e avete una situazione finale. Va bene? Ci saranno delle concentrazioni iniziali. Se voi volete svolgere l'esercizio dal punto di vista pratico all'inizio, che cosa ci saranno? Solo le emergenti e all'equilibrio, come spero che abbiate capito, che cosa ci sarà? Tutto assieme appassionatamente. È chiaro? Allora, nel primo tipo, vi dico subito, il secondo tipo di esercizi, quello più difficile, richiede di passare dalla situazione iniziale alla situazione finale, cioè equilibrio. Invece, in questo più semplice, si lavora solo, quindi non questa per adesso, si lavora solo sulla situazione finale. Avete capito? Il secondo esercizio che vedremo dopo, dai dati iniziali bisogna ricavarsi i dati finali, invece in questo primo tipo di esercizio, come primo approccio, si lavora solo sui dati all'equilibrio. Va bene? Allora, immaginiamo, sia nel primo tipo sia nel secondo, è fondamentale l'utilizzo di una tabella. Voi avete in questa tabella, ci saranno queste specie, e voi effettuate l'esperimento e all'equilibrio ottenete queste concentrazioni. Quindi questa situazione iniziale adesso non ci interessa, va bene? All'equilibrio avremo per esempio i seguenti risultati: 0,1, 0,1, 0,2, 0,1. Queste sono da inserire nella tabella e sono i dati che fornisco io. E questo chiamiamolo equilibrio 1. Va bene? Viene rifatto lo stesso esperimento partendo da altre concentrazioni, ottengo degli altri dati, nuovi dati, purché la temperatura sia la stessa. Quindi viene ripetuto un altro, viene ripetuto di nuovo la stessa reazione, la stessa temperatura, e ho ottenuto all'equilibrio i seguenti risultati. Però nel secondo caso non sono stato capace di misurare la quantità di, è chiaro? Va bene o no? Se questo tipo di esercizi è molto facile, voi che cosa dovete fare? Attraverso i dati dell'equilibrio 1 che vi davate la capacità. Quindi, equilibrio 1, vi ricavate la capacità. Usando i dati dell'equilibrio 2, quindi usando anche i dati dell'equilibrio 2, avendo la capacità, ritrovate il dato che manca, cioè il dato X. È chiaro?
indicando i vari passaggi. Allora, sempre ricaviamoci in forma astratta il valore della capacità. Capacità è uguale finalizzazione. Che cosa avremo? Al numeratore la concentrazione di G. Beh, la concentrazione di D al quadrato. Ma cos'è quella roba? Capacità costante delle reazioni. Quella CO. Sì, per D. Diviso. E certo, qui c'è un 2, deve essere al quadrato. La concentrazione di B deve essere al cubo. Cosa ho dimenticato? Importantissimo. Non sono concentrazioni qualsiasi, sono le concentrazioni al liquido. Giusto? Quindi, cosa posso sostituire? Questa è la forma astratta su cui si lavora. Che cosa dovete sostituire? I dati dell'equilibrio 1, è chiaro? Sostituiamo i dati, in questo modo ci ricaveremo la capacità. Prendi la calcolatrice e muovi. Capacità uguale avremo sopra 0,2 per 0,1 al quadrato. Adesso state attenti, perché in base all'ordine di priorità, qui se fate il diviso dovete aprire una parentesi, perché se no, se dividete per A, anzi prima scriviamo la forma astratta, poi vi mostriamo il calcolo sulla calcolatrice, diviso al posto di A 0,1 per 0,1 al cubo. È chiaro a tutti? Qui è ovvio che era 0,1 alla quarta, ma anzi si semplifica una parte. Qui potete anche provare a mano, ma concentriamoci sull'uso della calcolatrice. Si semplifica. Quando voi, un attimo, si semplifica, siamo d'accordo, ma vi ricordo che quando voi scrivete i dati sulla calcolatrice, voi potete scrivere 0,2 per 0,1 al quadrato. Se fate il diviso, va bene? Dovete aprire la parentesi, perché se no, se non scrivete, aprite la parentesi, scrivete diviso 0,1 per 0,1 al cubo, e cosa fa? Non fa diviso tutto questo, fa solo diviso 0,1 e poi dopo moltiplica. È chiaro o no? E come fai ad aprire la parentesi sulla... sulla calcolatrice scientifica? C'è sempre parentesi aperta e parentesi chiusa, viene 0,00002. Qui in questo caso, benissimo. Comunque, qui essendo i numeri semplici, non ci sono problemi. Come fate a capire? Qui viene 0,1 alla quarta, giusto? 0,1 alla quarta e 0,1 alla seconda. Comunque, è sbagliato quello che hai fatto. Qui che cosa viene fuori? 0,1 alla seconda, giusto? 0,1 alla seconda e 0,2. 0,1 alla seconda, che cos'è? 0,01, questo diviso 0,2 diviso 0,01, che risultato totale, cioè la capacità è 20. La capacità è uguale a 20, è chiaro o no? Adesso approfondiamo anche per un po' di precisione la dimensione della capacità. La capacità, silenzio, è un numero che può avere una dimensione. Per capire la dimensione, vi ricordo che queste sono, basta, che tutte queste sono delle molarità. Quindi al denominatore che cosa ci sarà? Molarità al cubo, giusto? Al denominatore che cosa ci sarà? Molarità alla quarta. Dimensionalmente che cosa sarà questo? 20 molarità alla meno 1, quindi la capacità sarà uguale a 20 molarità alla meno 1. È chiaro a tutti? Tanto per essere un po' più precisi. La capacità non è uguale a 2. Fai bene i calcoli, direi che viene 20. È chiaro? Si vede che non hai ancora preso dimestichezza con la calcolatrice, cerca di farlo, perché questi errori si pagano nel compito. È chiaro? Allora! Chiudere la bocca!
che cosa utilizzo? Il valore della capacità non è cambiato. Quindi se avevo la X, sono sostituito. Stavolta utilizzerò questa per ricavare la X. La capacità sarà la stessa. Quindi sarà 20, dimensionalmente adesso sarà 20 e meno 1. Va bene o no? Dunque, se fate silenzio, vi ho detto dal punto di vista della dimensione, ciascuna di queste è una molarità, giusto? Quindi questo per questo qui c'era al quadrato, che cosa viene fuori? Molarità al cubo, giusto? Sotto molarità, la molarità al cubo, molarità alla quarta, quindi viene 20 come dimensione. Che cosa c'ha? 20 molarità alla meno 1. Sentiamo. Non si dovrebbe fare più, prof, molarità più molarità all'inizio. Assolutamente no, è moltiplicato. 1 per 2 fa 2 nel quadrato. Va bene, 1 più 2 alla terza, 1 più 3 fa 4, 3 diviso 4 fa meno 1. Sì, sì, chiaro? È chiaro, Stefano ha messo qua in mezzo. Allora, dunque, per la dimensione, la capacità, valore 20, dimensionalmente molarità alla meno 1, per fare il discorso pulito, va bene? Adesso, che cosa vuole questa parte? Comunque, le molarità mettiamo a posto dopo, così controlliamo che funzioni. Secondo tipo set di dati, secondo set di dati, ho cancellato, che cosa c'era qua? Nel secondo. Veglia. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
di sotto che cosa ho? 0,2, cioè A alla per 0,2 alla terza. Sopra c'è 0,1 e qui c'è x alla seconda. È chiaro a tutti o no? Va bene? Questo punto, banale equazione, basterà guardare tutti i termini, se volete possiamo guardarli subito tutti, oppure tutti insieme di là. Che cosa siamo a 20 per 0,2? Facciamo tutti i calcoli insieme, così lo vedete, si vede. 20 per 0,2 per 0,2, facciamolo subito la quarta e non se ne parli, 0,2 alla quarta. 20 per 0,2 alla quarta diviso 0,1 uguale x alla seconda. Siamo d'accordo tutti? Questo fattato di qua, questo fattato sotto, giusto? Allora facciamo così, 0,2 alla quarta, spero che sappiate fare l'elevamento a potenza. Che cosa verrà fuori? Come dire 2 per 10 alla meno 1 elevato alla quarta, giusto? Giusto o no? Allora, cominciamo subito a togliersi dai piedi 0,1, bene? Diviso 0,1, che cosa fa? 200. 200 che cos'è? 2 per 10 alla seconda, per 2 alla quarta, per 10 alla meno 1, uguale. Siamo d'accordo? 200, l'ho scritto come 2 per 10. Se voi avete la calcolatrice, avete preso la dimestichezza con l'esponenziale e l'elevamento a potenza, potete fare tutto. Io qui sto facendo il passaggio in modo che vediate e controlliate. 200 e 2 per 10 alla seconda, giusto? 2 per 10 alla meno 1 alla quarta è 2 alla quarta per 10 alla meno 4, giusto? Il 4 si inserisce su ciascun fattore, giusto? Allora qui sarà 2, 10 alla seconda e 10 alla meno 4, che cosa faranno? 10 alla meno 2. 2 per 10 alla quinta, per 10 alla quarta sarà 2 alla quinta. 2 alla quinta che cosa fa? 2, 4, 8,
16 32, giusto? Sì. Giusto o no? Allora, si è arrivato su questo risultato. Allora, ho detto sotto. E cosa vedi? Allora, Ode, qui sotto che cosa sembra? 2 per 10 alla seconda. Perché 200 si scrive proprio per 10 alla seconda. Zitto, questo lo. Allora, chiude la bocca. Facciamo tutti i calcoli in modo che vediate. Silenzio! Silenzio. Bene. Ancora. Porto questo sotto, quindi si sarà 20 diviso 0,1, va bene, per 0,2 alla quarta. Sei d'accordo? Uguale x alla seconda, d'accordo o no? Adesso 20 diviso 0,1 che cosa fa? 200, giusto o no? Quindi qua viene 200. 200 è come 2 dire 2 per 10 alla seconda, giusto? 0,2 alla quarta, scompongo, lo metto in modo fattoriale, va bene? Quindi che cosa sarà? 2 alla quarta per 10 alla meno 4, 0,2 dire 2 per 10 alla meno 1, se 1 alla quarta, dunque, passaggio è questo, 0,2 alla quarta. E come comunque se impari, prendi dimestichezza con la calcolatrice, tutto questo te lo togli dai piedi. Allora, 0,2 alla quarta, come dire, 2 per 10 alla meno 1 alla quarta, quindi 2 alla quarta per 10 alla meno 4, sei d'accordo o no? E lo sostituisco qua. 10 alla seconda uguale x alla seconda, giusto? 2 per 10 alla meno 4, 2 per 2 alla quarta, che cosa fa? 2 alla quinta, 2 per 2 alla quarta fa 2 alla quinta, per meno 2 meno 4 che cosa fanno? Meno 2 per 10 alla meno, giusto? Uguale x alla seconda, d'accordo? Adesso 2 alla quinta, 2, 4, 8, 16, 32, 32 è come dire 3 per 2, 2 per 10, per 10, giusto? Quindi questo è come dire 3,2 per 10, 10 alla meno 1. Va bene, mettiamo 32, svegliamoci un po'. 32 per 10 alla meno 2 a che cosa è uguale? A 0,32, giusto o no? Sì. Quindi x alla seconda uguale a 0,32. Siamo tutti d'accordo o no? Sì. Non so cosa dire, adesso basta. Usa la calcolatrice. 0,32 uguale a x alla seconda. Va bene, ho detto all'inizio. Hai sostituito i dati, giusto o no? Sì. Va bene, la capacità l'hai usata prima. Sì. Bene, hai sostituito i dati. Quello che ti mancava, chiude la bocca e c'è la x. Sì. Essendoci, un 2 viene fuori x alla seconda. 0,1 sopra, 0,2 alla quarta sopra. Questo. Perché sotto che cosa c'era? 0,2. Mettete like. Chiude la bocca. Sotto che cosa c'era? A per B alla terza, questo è 0,2, questo è 0,2 alla terza, 0,2 per 0,2 fa 0,2 alla terza, per 0,2 fa 0,2 alla quarta, svegliamoci un po'. Allora adesso io ho ottenuto x alla seconda uguale a 0,32. Quindi avremo x alla seconda uguale a 0,32.
una bella radice, muoversi, radice quadrata di 0,32, quanto viene? 0,565. Allora, abbiamo trovato 0,565, prendiamoci due cifre, sarà 0,56. E io ho trovato il valore che mancava. È chiaro a tutti o no? No, aspetti, ma x alla seconda è uguale a 0,32. La radice. Quindi la radice x uguale, chiude la bocca. E io ho trovato il termine che mancava. 11,0. Adesso facciamo un po' di silenzio e concentriamoci su un aspetto importante. L'aspetto importante è questo. Che io, prima di tutto, vi avverto, voglio che voi mi variate a fare le radici di qualsiasi numero. Perché il vantaggio di questo, la semplicità di questo tipo di esercizi in cosa consiste? Se io qui avessi avuto un x alla 5d, mi seguite? Che cosa veniva fuori? Veniva fuori x alla quinta. Giusto o no? Quindi per risolvere che cosa avrei dovuto fare? La radice quinta. Quindi dovete fare la, imparare a fare la radice dei numeri. È chiaro a tutti o no? Con la calcolatrice. Sottolineo, se chiudiamo la bocca, sottolineo un aspetto che nel secondo tipo di esercizi non ci sarà, perciò sarà decisamente più complesso. Notate, io vi ho scritto qua x alla quinta, in teoria sarebbe un'equazione di quinto grado, giusto? Se c'è una x alla quinta, però l'avete risolta, perché? Perché nei calcoli, esaminiamo, immaginiamo che qui ho detto che ci sia x alla quinta, giusto? Perché? La potete risolvere, perché qui in mezzo che cosa avete? Con l'operazione avete solo per il diviso, arrivate a un certo punto in cui sarete x alla quinta, un numero dall'altra parte, con la opportuna radice, semplificate il tutto. Avete capito o no? Sì. Chiudere la bocca un attimo. Capito o no? Silenzio! Quindi, l'essenza qual è? Avendo moltiplicato e divisi, moltiplicato e diviso, anche qualsiasi sia il coefficiente della x, anche di grado superiore al secondo, e voi potete risolvere. È chiaro o no? Se qua in mezzo ci fossero stati delle operazioni con più e meno, allora che cosa potete fare? Sulla carta potete usare solo le equazioni di secondo grado. I più o i meno, dov'è che saltano fuori? In quello che io vi ho detto, esercizi del secondo tipo. È chiaro o no? Sì. Va bene? Vediamo adesso ancora una cosa semplice. Vediamo ancora un esercizio di questo tipo. Avremo, per esempio, immaginiamo, vediamo se pure la stessa reazione di prima. A su 3t e che cosa c'era da questa parte? A cioè più 3, scusate, b c più 2d. Immaginiamo di avere la temperatura sia la stessa, quindi la prima parte dell'esperimento lo possiamo saltare. La prima parte, quei calcoli per cosa servono? Per calcolare la capacità che ha. Immaginiamo di avere la stessa temperatura e se abbiamo la stessa temperatura la capacità assume lo stesso valore, giusto? Adesso immaginiamo di avere un secondo tipo di dati, un secondo tipo di un altro tipo di concentrazione, immaginiamo che la x sia messa qua, va bene? Allora, che cosa avremo? Mettiamo 0,1, 0,2, 0,1. Va bene? È chiaro a tutti o no? Sì. Ok?
Che cosa sarà? Su cosa si lavora? Spero che sia ben chiaro a tutti. Si lavora sempre sulla... si lavora sempre sulla capacità in forma astratta. Quella che io chiamo capacità in forma astratta. Quindi sarà... di equilibrio, ovviamente. Per di equilibrio alla seconda, diviso a equilibrio per B equilibrio alla terza. Giusto o no? Allora, sostituiamo i dati, stavolta sostituiamo questi nuovi dati. Che cosa sarà? Qui ci sarà 20 per uguale, scusate. Al posto di C che cosa ci sarà? 0, 2, per 0, 1 alla seconda, d'accordo? Diviso A, al posto di A che cosa avrò? 0, 1 e qui ci sarà per X al cubo. Qual è la differenza rispetto a prima? Che la prima la X era messa sopra al numeratore, stavolta la X è messa al denominatore. È ancora più semplice. Che cosa basterà fare? X, portare la X da questa parte e portare qua sotto il 20. È chiaro o no? Quindi avrò X al cubo uguale 0,2 per 0,1 alla seconda diviso 0,1 per 20. È chiaro a tutti o no? Va bene? Avete la calcolatrice, imparate a usarla. I calcoli sono semplici, non è neanche necessario, però la calcolatrice se non per la valigia. Quindi cosa ho? Allora, questo che cosa sarà? 1 per 10 alla meno 2, giusto? 1 per 10 alla seconda, giusto? Sì, possiamo semplificare. Questo questo semplifichiamo, giusto? Adesso 0,2 per 0,1 che cosa si farà? 0,02, giusto? Diviso 20. 20 che cos'è? 2 per 10 alla seconda, giusto? Per 10, 2 per 10. 0,02 che cos'è? 2 per 10 alla meno 2 per 10. Giusto o no? 10, 10 alla meno 1, qui è 10 alla meno 1, l'ho fatto sopra, quindi che cosa verrà fuori? 2,2 si semplifica. Giusto o no? Questo, chiudere la bocca. Quindi verrà 1 per 10 alla meno 3. Giusto? Uguale che cosa? X al cubo. Non ho neanche bisogno della calcolatrice, mi faccio una bella radice cubica e che cosa ho? 1 per x uguale 1 per 10 x 1 radice cubica di 1 fa sempre 1, radice cubica di 10 alla meno 3 fa meno 1, quindi 1 per 10 alla meno 1 cioè 0,1. È chiaro a tutti o no? Quindi la radice è 0,1. Imparate tutti a usare la calcolatrice scientifica, a fare le radici, che è fondamentale per questo tipo di esercizio. Rifate i calcoli che io ho fatto alla lavagna, rifateli usando la calcolatrice, non dovreste avere problemi. E che allora? Adesso, negli ultimi 10 minuti, così ho finito tutti gli argomenti di teoria, voglio solo dire, e mi sembra di non aver ancora spiegato che cosa? La dimostrazione che quando si raggiunge l'equilibrio le concentrazioni non cambiano ma le velocità continuano all'infinito in modo uguale, giusto o no? Se io ho una situazione iniziale, prendiamo pure la nostra reazione della classica dell'acido ionico, cioè H2 più i 2 2HI, io avrò per esempio una situazione iniziale.
iniziale in cui ho H2 e 1, giusto? Situazione iniziale. Poi all'equilibrio, spero che sia chiaro, ci saranno tutti assieme presenti, giusto? E questi dovranno soddisfare la capacità. Questo quando si raggiunge l'equilibrio. Ok? Allora, visto che macroscopicamente queste tre cose non cambiano, come faccio anche a capirlo? Vi ho detto che questi due non hanno colore. Questo è colorato, io che cosa dovrei vedere? Una colorazione rossa, non intensa, rispetto a prima meno intensa. Qui era più intensa, qui è meno intensa perché lo iodio è stato consumato, ma il colore rimane costante, quindi la tentazione in queste tre quantità non cambia, giusto o no? La tentazione qual è? Quella di pensare che quando si raggiunge l'equilibrio, quando siamo qua, le due velocità sono costanti. Io vi ho detto, state attenti che sono uguali a un numero ben preciso, sì. Ma la tentazione qual è? Se le due velocità fossero uguali a zero, cioè i processi fossero bloccati, è chiaro invece no. Come si fa a dimostrare questo? Sperimentalmente. Io una dimostrazione me l'avevo data, ed era la dimostrazione dei cristalli sciolti. Se io ho un ambiente chiuso e ho una soluzione satura in presenza del corpo di fondo, cioè il sale che non si è sciolto, io posso pensare che non si sciolga più, in realtà il sale continua a sciogliersi e continua a depositarsi. Se passo non dopo qualche mese ma dopo qualche anno, magari decennio, troverò sul fondo, perché tutto sia tappato eccetera, la stessa quantità di sale, ma invece di avere dei cristalli piccoli, che cosa troverò? Dei cristalli macrocristalli, più grossi. È chiaro? E questa che cos'è? La dimostrazione che i due processi continuano a venire ma con la stessa velocità. È chiaro? Non vi ho dato la dimostrazione per questa velocità, per questa reazione. Adesso mettiamo il caso che metto dei numeri che non hanno senso, ma perché voi capiate. Immaginiamo che all'equilibrio, cioè in questa situazione, io abbia, ho detto, mettiamo delle percentuali, quello che volete, prendete i numeri con beneficio di integrità, mettiamo 40 all'equilibrio, 40 e mettiamo 1000, giusto o no? Io torno dopo un po', ogni tanto rifaccio le misure e troverò sempre 40, 40 e 1000. Io che cosa posso fare? Posso usare una membrana selettiva. Le membrane selettive aspirano e fanno passare solo una sostanza. Tolgo questo iodio. Va bene? È chiaro? Tolgo lo iodio e lo sostituisco con iodio. Questo iodio che cos'è? Legame chimico covalente quadro di iodio normale. Lo sostituisco con iodio radioattivo. Sostituendolo con iodio radioattivo, ma quindi tolgo lo iodio normale e inserisco lo iodio radioattivo. Che cosa e quindi saranno 40 molecole di iodio radioattivo. È chiaro o no? Lo iodio radioattivo emana radiazioni, ma tipicamente ha le stesse caratteristiche dello iodio normale. Se i due processi, la velocità di letto e la velocità inversa fosse uguale a zero, torno dopo un po', misuro questo, che cosa troveremo? 40 di iodio radioattivo, giusto? Ma io torno dopo un po', faccio la misura, estraggo lo iodio, faccio la misura, saranno sempre 40, giusto? Molecole di iodio, ma avrò tutti i casi possibili. Seguite andre.post su Instagram. andre.post. Seconda possibilità, iodio normale, magari se due velocità fossero state bloccate, che cosa avrei trovato? Solo questo. Ma il fatto che io trovi tutti questi casi possibili vuol dire che
anche se non me ne sono accorto, la reazione diretta e la reazione inversa hanno continuato a procedere da noi. È chiaro a tutti? Secondo voi, fra questi tre, quale sarà quello frequente, più abbondante? Questo, perché questo, che cosa rappresenta? La situazione più mescolata possibile, la situazione più caotica. È chiaro o no? L'evento più probabile sarebbe questo. Quindi, se io vi chiedessi, dimostrate che all'equilibrio dei due processi, della velocità diretta e della velocità inversa, non sono bloccati, ma procedono solo con la stessa velocità, avete due possibilità. O l'esempio del cristallo che è stato sciolto e si rideposita sotto forma di macrocristalli invece che microcristallini, oppure questo esempio. È chiaro a tutti o no? E direi che qui ci possiamo fermare.